Reporter Cristian dà voce a chi non ne ha. Oggi parliamo con il signor Jarek. Di dove sei? Polacco. Senti un po', ecco la macchina, eh? Senti un po', che scuola hai fatto? Medie? Sì. Rispondi tu però, Le medie. Senti un po', ma sei mai stato in carcere? Sì. Sei stato mai in carcere? Sì. Parla a voce alta, se non te si sente. Muff su coiore. Non trovo muff, perché mi dice non c'è niente. 13 anni, stato galera. 13 anni in galera, sì. Ma perché? Che hai fatto? Troppo problema. Sparato a qualcuno o qualcosa del genere? Se posso dire, se so, c'è. No, lui dice che non vuole dire questa cosa. Ah, non puoi dire questa cosa, eh? Hai dei figli? Due figli. Li vedi questi figli? 14 anni. 12. Ma li vedi questi figli? Lei e lui. Dico, li vedi questi figli? No, ogni tanto. No, perché stanno in Polonia, lui sta qua in Italia. Ah, ok. Ma dov'è che dormi a notte? Stazione qua. Alla stazione, parla a voce alta perché se non te si sente alla stazione. E dov'è che vai a mangiare? Caritas. E se te devi fare un bagno, dov'è che te lo vai a fare? Sempre Caritas. Sì, sempre, ma deve Caritas. Rispondere lui. Sempre carità. Perché se no il guadagno scende. Per son chi svuote, on reclamano per me e per dalai. Sta buono, sta calmo. C'è un po' di caciara qui. Senti un po'. Allora, ti hai fatto tutti questi anni di carcere, mamma mia, proprio una cosa incredibile. Ma usi sostanze stupefacenti? Birra. Droghe. Come? No, io no. No? Birra, solo birra. Te bevi la birra, va. Vabbè. Vediamo un po' qua quanti minuti sono passati, solo 2 minuti e 37 minuti. Allora, poi... Ma tu qui in Italia hai dei familiari? Sì, ma sono girati te. No, io no. Non hai familiari? No. Nessuno che ti può accogliere in casa? No. Parla tu, In poche parole, hai una fidanzata? Sei fidanzato con qualcuno qui in Italia? Ma stai solo con Marco. Non parare. No, parli tu. No, parli tu. No, gira vicino a questo. Ce l'ha l'amichetta. Ce l'ha l'amichetta, eh? Ah, ok. Poi che ti volevo chiedere? Oddio, mi sono perso nel deserto. I reati hai detto che hai fatto tutti stanni di galera, ma quante tu la mattina, no, quando ti alzi la prima cosa che fai, che cos'è? Fai colletta? Mi piace un buco sotto, già mi sarò visto a questa gira questo, colletta, per favore, per cospicci, capito? Tutta macchina, chiedi i soldi, diciamo, sì, ecco. Se tu dovresti fare uno sport, no? Diciamo, che sport ti piacerebbe fare? Pugilato, calcio, pesi, bodybuilding? Ma che sport ci stiamo fare? Io? No. Meglio? No. Fiuca. Pallone. Football. Dimmelo a me. Football. Ok, bene. Ma tu dov'è che sei nato? Proprio in Polonia. Polonia. E da quanto è che sei qui a Roma? Di essere subito. No. C'è l'altra. Quanto? Tre anni. Ma senti un poco, questi giorni di pioggia, no? Ma come cavolo fai? Dove ti nascondi? Dove ti copri?
Termini. Qua. Termini. Sempre sotto qui là il... Il, qui sotto la, come si chiama? Sotto, il, sotto la tettoia, vedi, me l'ha consigliato il signore. Magari il signore. Va bene, okay. Sono passati 5 minuti e 17 secondi. Io direi di finire la intervista qui, visto che mi hai detto un po' di tutto, diciamo, anche se me l'hai detto un po' con la voce bassa. Va bene. Reporter Christian, da voce a chi non ne ha, chiude qui. Ciao amico mio, come ti chiami? Ciao Jarek. Jarek, ciao Jarek, un abbraccio.